Farad. Il nostro grande amico tra deserti e città, paura lui non ha. Il vortice che incombe sulla terra è già qua, ma lui ci salverà. Farad. Inquietante imprevisto sta per minare la vita spensierata dei nostri amici. Il cristallo magico che dà energia all'emirato si sta surriscaldando, mentre lontano in Inghilterra compare un preoccupante buco nero. Il male ha teso la sua trappola. Farad! Ha mangiato tutto e con molto appetito. Eppure è come se non ci fosse. Ma i dottori che cosa hanno detto? Beh, hanno usato tanti correttissimi paroloni, ma non sanno che pesci prendere. Io comunque non mollo. Troverò un modo per risvegliare papà. Come dice Nigel, se c'è un modo per risolvere un problema, la mia Tilda lo trova sicuramente. Lo troverò. Devo assolutamente farcela. Papà mi ha chiamato quando ha scoperto quello scorrettissimo vortice oscuro. È evidente che è rimasto come stregato da quel buco nero. Sì, stregato. È il termine correttamente adatto, perché quell'incredibile buco era come un varco esoterico. Un orco emisferico? Nessun orco, signora Smith. Un varco, una porta, un'entrata magica. Una cosa che i dottori non possono capire. E forse neanch'io. No, niente da fare. Signora Smith, posso affidarle papà per un paio di giorni? Certo, figliola. Ma dove stai andando? A Oxford, alla mia università. Sono sicura che là posso trovare qualche risposta. Stiamo aspettando i giardinieri per liberare la pista. Quelle piante laggiù sono cresciute nell'ultima mezz'ora. A che dobbiamo questo inaspettato ritorno? Buongiorno, Miss Keel. Spero non le dispiaccia se qualche volta vengo a far visita alla mia vecchia università. Qualche volta? Dica piuttosto quasi mai. Da più di un anno non la si vede in facoltà, ma che cosa fa? È sempre persa dietro a quel suo sciocco cristallo? Non sono qui per lo Shariman, sono venuta per uno scorrettissimo problema di mio padre. Lasci quel cavernicolo fuori da qui, è anche colpa sua se lei ha gettato le ortiche la sua carriera, ma è acqua passata, me ne infischio. Meglio così, ognuno per la sua correttissima strada. Esatto. Lei a inseguire i suoi bizzarri studi e Oxford a coltivare un genio ben più prodigioso. Non mi dica. Avete trovato un sostituto. Una sostituta? Una studentessa unica al mondo, strappata all'università Lomonosov di Mosca e ora qui a riportare il nostro college in vetta alle classifiche mondiali. E come si chiama questo fenomeno che viene dall'est? Laila Dianoman... Diamuzan, Laila, Diamujanisco, no, Skaronsko, Niska, nome impossibile, ma poco importa. Ovviamente non gliela presento, la dottoressa Diamujan, insomma, Laila è impegnatissima, le sto portando questi libri e lei non si azzardi a seguirmi. Deve impegnarsi di più, dottoressa Diamu... insomma, Laila, il ministero attende le tesi sull'accelerazione dei protoni eccentrici. Rispetti le consegne o lavorerà durante le vacanze. Quali vacanze? La Keel non ha mai concesso vacanze. Chi aspetti a mandare al diavolo quella scorrettissima negriera? Oh. Ma...
anche con me faceva lo stesso, sai? Per lei nulla era mai abbastanza, mi teneva sempre sulla corda. O almeno ci provava. Ma tu sei Tilda, la mitica, incredibile, insuperabile Super Swanson. Super cosa? Ma a chi diavolo è venuto in mente di chiamarmi in questo modo? Dai, non fare finta di niente. Tu sei il grande mito di questo college. Veramente non è che abbia poi combinato molto qua dentro. A parte far disperare la scorrettissima Kiol. Ci riuscissi io. Ma sono troppo timida. Quando non resisto più mi butto i miei libri, le mie piccole traduzioni del babilonese. Oh? Ami anche tu le lettere antiche. E non mi dire che hai correttamente tradotto il canto del leone di Amurash. Rimu at nu tiamat, shingurain awaitan, esibi e wanaitul. Dopo 5.000 anni sono versi ancora così carasciò, che vuol dire fico, bello, raina, rimu, kuski e viai tu. Pensa che la notte sogno in sanscrito. In sanscrito io faccio lista spesa e quando dormo vedo davanti a me danza di equazioni tensoriali. Ma è un incubo. No, mi rilassano tanto. Poi mi sveglio e su equazioni metto parole, compongo testi per simpatico gruppo Rock di Epping Forest è qui vicino. E Epping Forest? Ma allora tu sei il correttissimo paroliere dell'ultimo album Le Lapidi Urlanti! Ah! Sei grande, un vero genio! Ma le lapidi, scusa se io ti dico, sono morte, eh? Il futuro adesso sono le salme putrescenti. Ecco, tu ascolta. Ah! Wow! Agghiaccianti! Anzi, proprio carasciò! Parlami di quel cristallo che hai recuperato, lo Shariman. Che ne sai tu? La scorrettissima Kiol ti ha detto qualcosa? No, per lei lo Shariman è patacca, bufala. Ma io conosco il mito dello scorpione di luce da molto tempo. Ne ho seguito le tracce su papiri, bassorilievi, tavolette. Di che materiale è fatto? È vero che produce energia? Quanta? Calma, una cosa per volta. Prima di tutto, lo Shariman non l'ho recuperato da sola. È stato il lavoro di un bel gruppo affiatato. Da dove viene quel cristallo? Chi lo ha creato e quando? Ecco qua che la mitica Swanson si rivela non così super come immagini. Ci sono soltanto fantasiose leggende sull'origine del magico scorpione. Niente che abbia un vero fondamento scientifico. Il cristallo resta un mistero sotto tutti gli aspetti. È andato fuori controllo, produce troppa energia, non possiamo sfruttarla. Saremo costretti a spegnerlo, anche se non sappiamo ancora come. Ti capisco. E sei tornata qui per trovare il modo per farlo? Oh no, sono qui per aiutare mio padre. Sabbia infuocate. Neanche con l'idratilla riesco ad avvicinarmi. Il calore dello Shariman si è fatto infernale. Ah! Eh sì, tocca a te, Ben. Allora, a quale amico volevi chiedere aiuto? Ad un vicino di casa, ora in prigione. In prigione? Deprimente, ma sbrighiamoci. Che c'entra Rashid con il tuo vicino di casa? Mi hai ingannato, non dovevi farlo. Lo è stato, siamo cresciuti nello stesso quartiere. Da bambini giocavamo insieme ai predoni del deserto. Ah, io facevo sempre il traditore che rubava il bottino ai compagni. Ero davvero un gran cattivaccio. Sei un cattivaccio. La mala pianta non migliora col tempo, piuttosto succede esattamente il contrario. Con me non attacca. Anche se la pianta porta veleno, a dosi giuste si può assicurare il sereno. So io qual è la dose giusta che ci serve di questa bestia tossica, meno di niente. Chi meglio di lui sa affrontare i calori infernali dei pozzi di petrolio in fiamme? Eh sì, a grandi sabbie, ma prima questa canaglia dovrà superare una prova. Dottoressa Diamonska, insomma, Laila, perché diamine sta perdendo tempo qui? Sto appunto cercando un testo che non appare sul database del college. Assolutamente impossibile, qua nulla è fuori posto. Mi dia il titolo di questo libro. Studio sulle traiettorie cinetiche e centriche negli acceleratori di particelle. L'autore? Sì, Kapirisky.
Oleg Kapperinsky, un autore fondamentale per i frutori. Alla Lomonosov c'erano dozzine di sue pubblicazioni. Ah, beh, se è così non si preoccupi. Oxford non sarà da meno. Provvedo subito. Kapperinsky, maestro del celebre Pernakhov e discepolo di Tontolon, correttamente spassoso. Dove siamo? Mai stata qui prima d'ora. È un'ala segreta dell'antico chiostro. L'hanno riaperta un paio di mesi fa, dopo che ho individuato io l'entrata nascosta, traducendo una vecchia mappa del 400. È l'antica biblioteca esoterica di Mastro Connelly. Il famigerato rettore nero del Medioevo, condannato per eresia, stregoneria, sortilegio e chissà quali altre accuse. Correttamente eccitante. Se è davvero una forza oscura, quella che ha colpito tuo padre, sei nel posto giusto per scoprirlo. Questi libri non parlano d'altro. Rabba Maula, di Luce et Tenebra, trattato dei mondi arcani. Cioè il libro della tenebra profonda, sì, siamo proprio sulla buona strada. Signore! No! Siamo a Oxford, signore. La sua destinazione. Ho terminato le dannate tesi per la Kiol. Per ora mi lascerai in pace. Andremo nella biblioteca di Connelly e scannerizzeremo quello che ti serve. Grazie, Laila. Grazie a te. Da sempre cerco un'amica che non mi tratti come una bestia rara. Dai compagni ho sempre solo ricevuto scherzi e sarcasmo. Quanto ti capisco. Fortuna che Papone mi ha insegnato presto a farmi rispettare. E da allora nessuno mi ha più chiamato secchiona. Posso sedermi con voi per fare due chiacchiere? Ma l'ombra parla. Ma anche tu parli. E io non lo trovo affatto strano. Ti presento uno di quel gruppo affiatato di cui parlavo. Come sta, Nigel? È come sospeso, assente, sonnambulo. Ho tanta paura che non torni più in sé. No, vedrai che presto si rimetterà. È forte come una quercia. Ti presento... Laila, un'amica molto in gamba, e lui è Farad, praticamente è il capo del gruppo affiatato. Eccolo qui, in persona. Il famoso principe arabo, anche lui è un vero mito qui al college. E lo Sharim, va peggio, eh? Avevi ragione tu, dobbiamo assolutamente spegnerlo. Ho discusso con Laila di tutto quello che sta succedendo. Dello Shariman che emette troppa luce. E di quella strana manifestazione che ha sconvolto mio padre. Una cosa oscura, scorrettamente troppo oscura. Pensate di scoprire in questi libri un nesso fra i due fenomeni? Già, ma abbiamo poco tempo e qui c'è tanto di quel materiale e tutto da tradurre. Forse dovremmo... Lasciarci guidare dall'istinto. Alfabeto sconosciuto. C'è solo un appunto scritto a mano qui che posso leggere. Gosonat perimine. È tardo aramaico. Quella frase vuol dire il libro degli opposti. Mai sentito prima. Gli opposti? Che cosa saranno mai? Ah, qui c'è un disegno che ritrae una specie di buco oscuro come quello che hai descritto. Queste lettere... Ma...
Farad, dimmi che stai bene. Sì, sì, ma guarda il libro. Le pagine sono scorrettamente in bianco. Ecco le lettere, sono tutte là. Nel college è severamente proibito correre. Sarà meglio rompere la regola. Attenzione! Anche voi qui? Ma cosa... Ma che sta succedendo? Qualcosa, una forza magica sta strappando le lettere da tutti i libri. Miliardi di lettere da tantissimi libri. Che avete combinato dentro la biblioteca segreta? Che demonio avete scatenato? Non cerchiamo colpevoli ora, cerchiamo soluzioni. I libri! Bisogna rimettere le lettere dentro ai libri! Certo, facciamo ordine! Aiutatemi! Rientrate nei libri! Siete proprietà del college! È un ordine! Obbedite! Delle lettere è una scorretta cacofonia, è il caos. Allora dobbiamo cercare di riportare armonia. Il coro! Il coro della facoltà! Tutti i membri del coro all'aula magna! Subito! Ma che vuole fare? Non lo so, corri! Dai, sbrighiamoci! Aspetta, un pezzo barocco, il tema più canonico e ordinato che hai in repertorio. Pronti, ragazzi? Sì. Pronti! Avanti, su con la voce! Devono sentirvi da fuori! Aiuto, campiamo! Sembra che funzioni l'ordine della musica, le stai riorganizzando! Quando ti saresti deciso a chiedermi aiuto. È il momento di fare lo spiritoso. Aiutami senza tante storie. Laila! Non ce la facevo più, soffocavo. La situazione sta precipitando. Poverine, prima se ne stavano belle, tranquille e ordinate nei loro libri. E ora si sentono sole e perse. Secondo te che cosa potrebbero volere? Forse vogliono solo essere confortate, coccolate. Magari chiamate una per una. M, tu, P, H, S. Ciao, le bellissime lettere. Bene, ora chiamiamo tutte le altre. U, 7, X, W, G, Alfa, N, U. Adesso, tutte quante piccoline, tutte quante a nanna.
una delle più grandi biblioteche del mondo andata in fumo in pochi minuti. È un disastro senza precedenti. Ah no, le letterine stanno solo riposando, poi le riporto tutte a casa. I libri, eh? Raccogliete i libri, ritrovateli tutti. Sveglia e vediamo chi arriva prima alla propria pagina. Questa sembra risolta, ma tutto il resto... Forse sono questi i mondi opposti cui accennava quel libro che hai preso prima. Sì, credevamo che fosse tutto sistemato con lo Shari, ma invece dobbiamo ripartire da zero. Ma no, non da zero, da Silvermore, da mio padre, dallo Shariman. E con una in più nel team. Vuoi dire che... Una in gamba come te ci farebbe correttamente comodo in questo momento, sempre che ti vada bene. Ah! Ah! Vado a fare subito i bagagli! La dottoressa Diamantin, insomma, Laila, dove diavolo sta correndo? A fare le valigie, viene con noi. Ci aspetta una missione mega rischiosa. Eh? Sveglia! Ho trovato finalmente le erbe giuste. Siamo pronti per la prova. Posso capire la iena, il leone, il serpente, ma con gli scorpioni non capisco mai niente. Sempre spiritoso, eh? Preparo solo un po' di veritilla. È una pozione della verità. Chi è punto confessa tutto senza più alcuna resistenza. Fatto. Fuori il sedere, forza! No! Peggio per te, sul posteriore farebbe meno male, piè! Ma che mi hai fatto? È tempo che getti la maschera, Rashid, avanti, confessa! Roventi sabbia, che cosa stai tramando? Parla! Tramando io? Sì! Cerca pure di resistere, la pozione ti farà cantare come un uccellino, confessa! Va bene, non posso più tenermelo sulla coscienza, confesso! 2 giorni fa, quando sono evaso, c'era un fornaio con delle ciambelle fuori della bottega e io ne ho rubata una. Hai rubato una ciambella? Avevo fame, non sono riuscito a trattenermi. Basta! Piantala con questa commedia! Tu vuoi distruggere Farad, rubare lo Shariman, conquistare il mondo! Il mondo? E per farne cosa? Oh, immense sabbie! La veritella è pura e potente! Allora tu stai dicendo la verità! Bene, non perdiamo altro tempo! Abbiamo una missione da compiere! Raffreddare lo Shariman! Già, ma io ti tengo d'occhio, sai? Costruivo bene i miei mezzi. Sono fermi da un anno, ma sono in grado di ripartire in un momento. Ancora poco e sarò pronto. Ho anche trovato delle vecchie tute ignifughe. Se per voi sta bene, entrerei in azione domattina alle prime luci dell'alba. Chi l'avrebbe mai detto? Noi uniti a Rashid per fermare lo Shariman. È un mondo tutto al contrario. Contrario, dritto, disteso o inclinato? Il mondo non è mai come uno se lo è immaginato.